collaborazione Fausto CSP nasce ormai agli inizi degli anni 90. È una collaborazione che nacque con l'arrivo della disponibilità di internet per i servizi pubblici e comunque il cittadino. Stiamo cercando di rinnovare questa piacevole collaborazione introducendo un nuovo modello di relazione per favorire quello che è la scuola-lavoro, nel senso di poter dare una visione sulle realtà dell'industria, comunque della possibilità di applicare realmente i risultati di quello che si studia nelle tecnologie informatiche, che sono poi il mandato dell'organismo di ricerca del CSP, cioè l'innovazione e il trasferimento tecnologico ICT. Si è parlato di HD, si è parlato di Full HD, si sta parlando di 4K, non è ancora una sigla nei supermercati, ma poco ci manca. 3D ormai penso che sapete di cosa parliamo, si è parlato di MHP, HBBTV. E a questo punto, per rendere usabile internet, bisognava fare qualcosa, bisognava renderla facile. Quello oggi si chiama Digital Divide. Digital Divide ha diverse declinazioni, anche questo. Normalmente uno dice Digital Divide quando vai in montagna e non c'è collegamento internet, quello è Digital Divide. Però è solo un aspetto del Digital Divide. Il Digital Divide vero sta nella capacità e nella assonanza, nella filosofia con la quale riesci ad appropriarti di un mezzo e sfruttarlo pieno per le proprie capacità. Prima approssimazione potrebbe essere fatta, come diciamo noi, con il loop aperto, quindi l'oggetto che c'è a bordo del drone che noi andremo a sviluppare, quindi che non so, l'interfaccia verso un sensore particolare, un sonar, un radar, comunicherà all'utente a terra lo stato, quindi quello che sta facendo, e l'utente si preoccupa di chiudere il loop. Negli anni 90 il primo standard digitale, ecco, potremmo dividere tra standard digitali e standard analogici. Allora, gli standard di comunicazione digitale sono quelli che per qualsiasi tipo di informazione prima effettuano una conversione in bit, sequenza di bit, e poi trasmettono questa informazione. In particolare abbiamo presentato tre proposte secondo un modello che dovrebbe essere attrattivo per gli studenti, ovvero cercare di portarli a una forma di utilizzo e di esperienza diretta, quindi di creazione di nuovi servizi e applicazioni, in modo che sperimentino realmente cosa vuol dire essere protagonisti e non solo essere utenti delle tecnologie. Le tre proposte vertono essenzialmente sulla Next Generation Television, ovvero il nuovo modo che ci sarà fruibile da tutti per poter accedere ai programmi televisivi non solo trasmessi dai grandi broadcaster, ma che possono arrivare anche dalla rete internet secondo una tecnologia oggi chiamata Connected TV. La seconda proposta verte sul concetto della transizione di tutte le trasmissioni radio da un sistema analogico ad uno digitale, mostrando la possibilità di fare trasmissione non solo di voce ma anche di dati e di video, usando quello che è il paradigma chiamato Software Defined Radio. E la terza è quella di contribuire con piccoli moduli all'arricchimento delle funzioni che potremmo mettere a bordo di dispositivi volanti senza pilota, chiamati micro UAV oppure droni. Che si candidano ad essere degli strumenti di robotica di servizio estremamente agili e interessanti per fare operazioni di monitoraggio oppure ripresa video dall'alto e altre applicazioni particolari nello scenario appunto telematico più indirizzato alla robotica.